Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni prodotti bio, diciamo così, bio. Mi scuso per i capelli e se ho, il rossetto sui denti, ma ho fatto una cosa veloce veloce, shua shua. Non è vero, nel senso i capelli non mi andava di lavarli, sistemarli. Io per i capelli sono negata, quindi facciamo le trecce visto che abbiamo i capelli sporchi. Ma per quanto riguarda il make-up, ho fatto questo make-up, ma l'ho fatto così con le cuffie, tanto per fare qualcosa. Allora, vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, la prima cosa, vi faccio vedere cosa ho preso in un negozio a Catania che rivende Mesauda, perché io volevo acquistarla online, sinceramente, però non conoscendo le colorazioni, le tonalità dei vari fondotinta, non l'ho voluto prendere perché ci sono vari siti dove si può acquistare Mesauda. Quindi cosa ho fatto? Ho cercato su Google un rivenditore Mesauda per quanto riguarda le zone dove sono io, quindi per Catania, e si trova nel beauty shop via Asiago 45, 95128 Catania. Ve lo faccio vedere perché se qualcuno vuole acquistare può andare direttamente in questa bioprofumeria, e sinceramente la ragazza era molto molto gentile e mi ha fatto provare i fondotinta, perché io avevo una curiosità pazzesca nel vedere il fondotinta, quello nuovo di Mesauda. Anche se, come ho già detto in altri video, quando c'è il fondotinta più correttore non sono tanto convinta. Infatti, provandolo lì, e poi lei mi ha dato anche un bottino che vi faccio vedere perché ce l'ho qua, mi ha dato anche il pottino del fondotinta. Sinceramente, quando lo mettevo sul dorso della mano si apriva, e quindi meno male non l'ho preso. Invece ho preso il fondotinta, quello precedente. Sì, ho preso il fondotinta, quello precedente. In più c'erano vari sconti, quindi ho preso due cosucce più il fondotinta. Allora, il fondotinta in questione è questo qui ed è il Radiant Skin Foundation, perché ovviamente gli ho detto che mi serviva per me, quindi una pelle matura e mista al secco, e quindi ho voluto provare questo. Questo è un fondotinta idratante con acido ialuronico, effetto nudo. Io non l'ho provato perché in questi giorni non sono uscita. Io questi acquisti li ho fatti proprio per farvi capire a che punto siamo. A novembre. Io questo acquisto l'ho fatto a novembre. Quindi non l'ho potuto utilizzare perché non voglio aprire tanti fondotinta, perché ho abbastanza fondotinta aperti, in più ne ho presi altri. Allora, questo è nella colorazione Ivory 302, ve lo faccio vedere, ed è Ivory 302, e questo ha 30 ml di prodotto, la confezione è quella in vetro ed è il Radiant Skin, è molto molto conosciuto questo fondotinta da tantissime persone perché ne hanno decantate veramente le lodi, e quindi l'ho voluto prendere anch'io. La colorazione mi sembra giusta per quanto mi riguarda, ma poi vi farò sapere. Per quanto riguarda il fondotinta che ho adesso, vabbè, sembra un po' rosa sullo schermo, tipo un rosa porcellino, però è il fondotinta quello di Kiko in edizione limitata di Wonder Woman. Poi, cosa ho preso nel frangente? Ho preso questo che è il Fix Up di Mesauda. Di questo veramente ne ho sentito parlare in tantissimi video, specialmente della mist che ha nell'erogazione del. Non si apriva. Nell'erogazione con. Sì, mi piace. Allora, il fatto che ha questo spray, perché spesso capita nei vari, diciamo, nebulizzatori, per quanto riguarda lo spray fissante sul viso o anche altre miste che si utilizzano per il viso, che lo spray sia tipo un getto d'acqua, tipo l'effetto pompiere, e a me non piace. Invece questo qui ho sentito
Ho sentito tantissime persone parlare bene di questo fissante, quindi l'ho voluto prendere. Poi la ragazza mi aveva fatto degli sconti, quindi ottimo. Ero molto molto convinta nel prenderlo. L'ultima cosa che ho preso di Mesauda è l'Extreme Matte e io ho preso nella colorazione Illegal 117. Ed è questo qua. Allora, che dire? Io non l'ho provato, ma il colore mi attirava tantissimo, sinceramente, ed è questo. Ve lo swatcho ed è il colore che mi attira veramente tanto, al contrario di altri colori che sinceramente non mi piacevano. Allora, io non lo so voi se avete questi sbalzi di colorazione, chiamiamole così. Io andavo per il fucsia, poi ho passato con il malva, che per me è il colore che mi sta meglio, il mio preferito, eccetera, eccetera. Adesso sono con il nude, ma cambio tipo nude marroncino con leggermente un po' di rosa. Ma vado sul marrone, cioè perché io odiavo questi colori, invece adesso li utilizzo. Cioè, come mai? Cosa mi sta succedendo? Ditemi, aiutatemi, aiutatemi. Allora, questo è il colore ed è un malva scuro, tendente al marroncino. Casualità. Comunque è molto bello. Perlomeno ho visto tantissime ragazze che l'hanno provato e si sono trovate bene, quindi l'ho preso. Andiamo al pacchetto di Neve Cosmetics. Ho fatto quest'ordine perché c'erano degli sconti e in più perché volevo prendere qualche ombretto. Dice non ne hai? Sì, ce l'ho. L'ho preso perché mi sono scritta tutto. Ho preso questi prodotti perché c'era anche lo sconto e il totale mi veniva 38,98 euro. Poi ho avuto lo sconto del 20%, quindi 38,98 euro meno 7,65 euro. Quindi direi che è un ottimo, ottimo sconto. Cosa ho preso? Allora, mi hanno messo tutto qua dentro e poi mi hanno dato anche un sacchettino per utilizzarlo per fare dei regali. Io me li auto faccio i regali. Andiamo avanti. Questo è il mio bottino e quindi andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Allora, mi hanno messo questo di non disturbare. Questo lo devo mettere qui nella mia porta, visto che questa è la mia stanza. Questo mi servirà. E poi come regalo mi hanno messo questa matita pastello ed è una matita occhi. Sapete che questo colore non ce l'ho? Però ovviamente devo controllare, ma mi sembra di non avercela questa colorazione. E questa si chiama Jacaranda o Jacaranda. È Jacaranda, boh. Vabbè, ve lo faccio vedere se si legge, ve lo faccio vedere, eh? Questo. Jacaranda, boh. Comunque, questa matita. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso, prima vi volevo far vedere l'unico blush, se lo trovo. Allora, qual era l'unico blush? Allora, ho preso degli ombretti e un blush che si chiama Dizzy. Infatti era il primo che avevo preso. Allora, la confezione è così e già mi piace perché se vi ricordate gli ombretti come li mandava prima Neve era un pochettino più grezzo, invece così mi piace tantissimo. Questo è Dizzy, io vi scriverò il nome quindi per non fare avanti e indietro con il braccio. E questo è quello che gli ho dato già un'unghiata, non so se si vede. Allora, a me piaceva tantissimo questo colore ed è un malva chiaro, un malva veramente chiaro. Allora, io ve li faccio vedere gli swatch e tutto, ma ovviamente lo swatch cambia perché così lo sto applicando col dito premendo. Ovviamente, quando poi lo farò vedere sul viso, la colorazione sarà leggermente diversa. Comunque, è questo colore qua ed è molto, ma molto bello. Poi ho preso 5 ombretti, tra cui questo che si chiama Lost. Io ho visto gli swatch, proprio si vedeva benissimo come erano questi ombretti.
e sinceramente mi sono piaciuti tutti. Questo è molto bello e setoso, sembra un'oliva, un verde oliva che ha del giallo all'interno ed è molto molto bello. Guardate, sembra bagnato, ma non lo è. Cioè, povero. Sembra bagnato, ma non lo è. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere un altro che si chiama Meme. Questo è non proprio un verde oliva, ma una specie di bronzo. Io come descrizione per quanto riguarda gli ombretti sono negata. Ovviamente poi vi farò un make-up con questi colori. Questo è un bronzo che è una cosa spettacolare. Spettacolare. Questi sugli occhi sono una meraviglia. Andiamo avanti e vi faccio vedere questo che è Saudade ed è un bellissimo colore che è una specie di marroncino ma che ha all'interno del rosa. Ve lo svuocio. Aspettate che ve lo svuocio di nuovo. Hanno una morbidezza incredibile, sembrano fatti in crema. E questo è il marroncino rosato, cioè è una cosa spettacolare, veramente bellissimo. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere gli ultimi due che veramente quando li ho visti erano i primi che ho messo nel carrello, che poi non ci avevo nemmeno fatto caso, erano messi anche nella wishlist sempre di Neve Cosmetics. Allora, questo è Vulcano ed è una cosa spettacolare, guardate qua. Io non l'ho toccato, ma nella videocamera sembra tipo che c'è un dito appoggiato, ma non l'ho toccato, cioè sono di un cremoso, ma di un cremoso. Mamma mia. Questo è bellissimo. È un grigio che ha del viola all'interno. Cioè, guarda, io non ho né la mano bagnata né le dita bagnate, assolutamente. Guardate, questo mi ha dipinto il dito. Vedete? Ancora ce l'ho sul dito, ed è questo colore qua. Io mi sto pulendo in un fazzoletto, cioè non è che mi sto pulendo in una. Cioè, non lo so io. Ma l'ultimo che vi faccio vedere è quello mio preferito in assoluto ed è Matcha. Questo l'ho visto in tantissimi look, tipo alla fine all'interno dell'occhio oppure picchiettato proprio al centro dell'occhio e sinceramente mi piaceva tantissimo e l'ho voluto prendere. E questo è stato il primo assieme a quello di poco fa che avevo preso. Mamma mia, hanno una cremosità pazzesca, guardate. E ve lo svuocio qua. Questo è bellissimo, cioè lo potete mettere dove volete, vedete? È qua. Sono degli ombretti bellissimi. Ve li faccio vedere da vicino. Questi sono tutti gli ombretti. Cioè, adesso ditemi voi se non sono degli ombretti bellissimi e che hanno una luce, guardate, hanno una luce, cioè che sembrano bagnati, sono metallizzati, cioè io non lo so, cioè ma guardate qua che luce che fa questo ombretto, cioè una cosa pazzesca e non vedo l'ora veramente di utilizzarli sugli occhi. A presto, ovviamente vi farò un make-up, anzi ditemi se rivolete di nuovo i make-up per quanto riguarda YouTube oppure preferite tipo che io li faccio su Instagram, non lo so, ditemi voi. A me piace il mondo del make-up, mi piace e mi piace soprattutto fare i look tipo come questo o altri. Ditemi voi se vi piacciono, io ve li continuo a fare, se no li farò su Instagram, quelli velocizzati e tutto. Comunque è uno spettacolo questi ombretti, veramente uno spettacolo, soldi proprio spesi benissimo.
Belle, mi strapiacciono veramente tanto. Sono molto, molto contenta di questi ombretti. Belli. Niente, ragazze, per quanto riguarda questo haul bio, diciamo così, questo haul bio, è tutto. Ditemi se vi piacciono i prodotti che ho acquistato. Scrivetemi dei commenti se avete utilizzato il fondotinta, se vi trovate bene, non vi trovate bene. La tinta labbra di Mesauda, la stessa identica cosa, e gli ombretti di neve, vi piacciono o non vi piacciono? Scrivetemi un commentino qua sotto, io sono contentissima di rispondere ai vostri commenti. Ebbene, questo è il video finito, io vi auguro di proseguire in una bellissima giornata se state iniziando adesso e una bellissima serata se avete già finito. Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, sfollicciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!